Ripeto, anche faccenda del comunismo. È un'idea vecchia come il mondo. Rinasce però nell'Ottocento. Marx era il principale. Poi del suo pensiero ci furono mille e uno versioni e mille e uno interpretazioni. E nascevano anche delle lotte interne, tanto che Stalin perseguiva anche i comunisti che non gli piacevano. La storia del comunismo è una storia di persone che la pensavano come cavolo volevano, nella pratica. Anche se il punto di riferimento in teoria era sempre Marx, ma che l'occorrenza veniva tradito, manipolato, criticato. Marx non era un messia. Questo poteva costare caro a chi dissentiva dall'ideologia di Stato nel caso del socialismo reale. In generale, è proprio la sinistra che è divisa. Veramente qui fare di tutto l'erba un fascio è assurdo. Con ciò voglio rispondere direttamente a Laura Caselli, la quale durante una di quelle famosissime dirette delle manifestazioni del movimento del 9 dicembre, i cosiddetti forconi, a un tizio fu sequestrata la bandiera di Rifondazione Comunista. Laura commentò dicendo di ricordare quanta gente era morta dal colpo del comunismo, no? Mentre noi diciamo, ma si parla sempre male del fascismo, ma anche il comunismo non è da meno. Ma Laura evidentemente non sa che la Rifondazione Comunista è un partito di forte presenza trotskista, cioè la corrente che segue il pensiero di Trotsky, il quale fu fatto massacrare e ammartellare da Stalin e il suo nemico storico. Là con Lenin ebbe dei screzi. E comunque sì, la Rifondazione Comunista è dichiaratamente antistalinista, partito abbastanza, diciamo, moderato. Nel tema della sinistra, non moderato quanto può essere Sellio o addirittura il PD, che con la sinistra non ha niente a che vedere. Però voglio dire, ci sono tanti quei correnti nel comunismo, comunque nella sinistra. Non parlare poi della versione anarchica del comunismo, insomma, là poi inizia a complicare di vecchio le cose. Quindi già all'interno dello stesso marxismo ci sono tante correnti, poi ci sono i revisionisti, i critici, e insomma, starei ore e ore a parlare solo di questa cosa qua. Per cui, veramente, fare di tutto l'erba un fascio è impossibile, tanto è vero che è impossibile avere un partito di sinistra in Italia. Non è possibile andare d'accordo con un'altra persona che come te si dice di sinistra, o ti dice di essere comunista come te, magari. Quindi, insomma, credo sia stata chiara questa cosa.